Mamma, sto a casa. Vatti a lavare subito le mani, non sporcare il bagno che mi sono stancata, eh. Ok. Guarda, non sto venendo l'ora che ti fai grande e te ne vai da casa, così mi riposo un po'. Mamma, vedi che la settimana prossima dobbiamo andare in gita con la classe. Come in gita con la classe? E quando torni? Quanto manchi? E mi lasci sola? Cuore mio, vita mia. Ma hai appena detto che non vedi l'ora che me ne vado da casa. Fatti le cazzi tua. Mi serve l'autorizzazione tua. Perché te ne vai? Che c'è? Non ti devo abbastanza amore in questa casa? Oi, che sta succedendo? Tuo figlio se ne sta andando via per sempre. Sta morendo. Ciao papà. Giuseppe, stai morendo. Se ne va in gita con la scuola. Ma vaffanculo, va. Allora qua dentro ti sto mettendo le case e le mutande. Mi raccomando, cambiati, che se ti fa succedere qualche cosa e chiamo l'ambulanza, devi stare pulito e profumato. Mamma, eh? Ma partiamo fra una settimana. In questo scompartimento invece ti sto mettendo meglio le sciarpe. Copriti, mi raccomando. Mamma, eh? Stiamo a maggio, stanno 40 gradi. Mi raccomando, le medicine. Qua ti sto mettendo quelle per lo stomaco, qua quelle per il mal di testa e qua se ti brucia la pirarella, va bene? Sì, va bene. E mi raccomando a te, usare tutte che fra una settimana scadono, eh? Ok. Qua ti sto mettendo i gatti, mi raccomando a te, non li rompere. Mamma, eh? Devo mancare solo 2 giorni, mamma. Vieni, prendi il telefonino, mi raccomando, chiamami quando caghi, quando pisci, quando mangi e quando dormi. Io ti sto dando 10 euro e mi raccomando, non le spendere tutte. Che dolore che mi stai dando. E basta, ma prima dici vattene da casa, poi dici resta. Mi stai togliendo la mia libertà. La libertà? No, mannaggia, li muoverti da guaglio. Va bene, ti porto pure una calamita. Mannaggia, li muoverti dalla gita.